palla si perde in fallo laterale. Alessandro Miocchi, arriva la conclusione, il gol messo a segno dalla il numero 8 Miocchi prova ad entrare. Miocchi nelle maglie difensive del Rosa Nero, l'appoggio all'indietro per Crestari che non vero. Sono nuovamente a impostare un'azione d'attacco difficile però perché il Crazy Snack indiavolato continua ad accelerare nuovamente con Miocchi e c'è il 3-0 incredibile alla comunale di Cartigliano con la rete messa a segno per i partiti suoi con Pellizzera, l'apertura per Davide Orso, la conclusione fortissima, raso terra, palo, gol per il 3-1 della Dolce Vita che ancora lo scambio con Crestani. Miocchi la lancia in profondità a ripetere perfettamente il numero 22 piccante di Sacca per il 4-1 veramente ante la rincorsa di Micai, il tiro, la parata del portiere, poi doppio intervento decisivo, grandissimo intervento da parte, se non andiamo errati, di Edoardo Bittotto, protagonista in questo doppio frangente, andato a riparare in uscita la formazione del Crazy Snack, invece l'assist per la stessa palla e gol del 5-1, pokerissimo dunque per il Crazy Snack che mette la freccia nuovamente, Crazy Snack che sale sul 5-1. Sono tanti, 4 i gol da recuperare per la Dolce Vita, vediamo Orso parte direttamente il tiro sulla barriera, seconda conclusione ed è il gol del 5-2, si riapre almeno in parte il match con la caparbietà di Orso che batte Nicola Bin 5-2. Ed esulta lo spicchietto di tifosi della Dolce Vita che fa da contraltare alla curva del Crazy Snack, caparbio Orso che con una doppia conclusione riesce a trafiggere il buon Bin Nicola. E quindi a 9.55 dal termine si riaprono le speranze per la squadra in casacca rosa. 5-2 il punteggio, a te Johnny. Riparte nuovamente la Dolce Vita ed è però fatto ribattere il fallo laterale. Sono andati in possesso i giocatori del Crazy Snack con Alessandro Crestani, con la rete nuovamente da parte dei giallo-blu. Straordinaria realizzazione in collaborazione con per Miocchi, ancora intercettata dall'ottimo Freda, si riparte da dietro, Freda anticipato da Lely, si riparte Lely davanti, il tunnel di Lely, semina anche l'uscita di Bizzotto Edoardo e Lely mette ancora alle spalle dell'estremo difensore. Crazy Snack sul lato sinistro, in avanti nuovamente il possesso, arriva dalle retrovie, l'ottima conclusione per il gol di Vittante per l'ottavo. Arriva una nuova entrata dalle retrovie, Geno gli ruba il pallone, poi il ribaltamento di fronte, Meccaia tu per tu con l'estremo difensore Bizzotto e Meccai a mettere il sigillo personale anche lui sull'ottimo recupero di Nicola Bin a rinescare nuovamente forse una delle ultime azioni, Matteo Silvestri l'assist da quest'altra parte ed il gol da parte di Nicola Baccio per il 10-2, uno dei passini più pesanti di questa Champions League con il Crazy Snack che a questo punto merita ampiamente il passaggio alla... a favore di Camera. Due parole, il passaggio del turno per la prima volta per il Crazy Snack e se non sbaglio prima volta anche per te in questo torneo. Verissimo, verissimo. Siamo felici di essere andati a giocare. Bene, rispetto alla tradizione offri il giro ai tuoi compagni, mi raccomando. Complimenti a Tommaso Lely. Diamo l'appuntamento